E così dicevamo, dopo Castelfidardo, dopo la battaglia di Volturno, dopo i plebisciti, ecco l'incontro del 26 ottobre 1860 a Teano, presso Caserta, in Campania, tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Garibaldi pare salutò Emanuele II chiamandolo "Salute a voi, primo re d'Italia". E così finì l'impresa dei mille e la risalita delle giubbe rosse di Garibaldi e la discesa delle truppe dei Savoia. Garibaldi si ritirò a Caprera in Sardegna, annunciando anche l'intenzione però di riprendere a breve la lotta, perché per la liberazione di due territori che ancora non ne rientravano nel Regno d'Italia, cioè il Veneto, ancora in mano agli austriaci, e Roma, ancora che apparteneva allo Stato Pontificio. E così, dopo questo incontro, ecco che vi fu la definitiva proclamazione del nuovo Regno d'Italia. 17 marzo 1861, a Torino, la capitale di questa realtà politica, avvenne la proclamazione, di cui vedete qui sullo sfondo una riproduzione, del Regno d'Italia, non più quindi Regno di Sardegna o del Piemonte, ma Regno d'Italia. E quindi Torino capitale, il Parlamento non è più espressione del regno semplicemente del regno di Sardegna, ma di tutti i territori adesso conquistati. E in questa proclamazione del Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II viene appunto proclamato re d'Italia per grazia di Dio e voto e volontà della nazione. La capitale comunque restava Torino. Come legge fondamentale fu assunto lo Stato albertino, le istituzioni politiche e gli ordinamenti amministrativi del Piemonte vennero allargati a tutto il Regno Nuovo d'Italia. Quindi in realtà anche dal nome scelto dal re continuava a essere Vittorio Emanuele II. Qualcuno avrebbe potuto dire che doveva essere Vittorio Emanuele I perché si trattava di un nuovo regno, ma in realtà fu presentato il nuovo regno come una naturale nuova espansione del vecchio regno di Sardegna, e quindi fu legato questo nuovo regno d'Italia alla dinastia dei Savoia. Qui vi ho messo l'immagine, la cartina con il territorio di questa nuova realtà politica che si espandeva nel Lombardo-Veneto, includeva anche Milano, Brescia, e arrivava al confine tra Peschiera-Mantova, in cui iniziava il nuovo Lombardo-Veneto, notevolmente ridimensionato rispetto a prima, e poi l'impero austriaco. Il Regno d'Italia, che quindi comprendeva tutta una serie di nuove regioni, dalla Toscana all'Emilia-Romagna, alle Marche, all'Umbria, all'Abruzzo, e poi tutto il regno del sud Italia, rimaneva l'esclusione dello Stato Pontificio, del Papa, che il Papa Pio IX non riconosceva questa nuova autorità politica che si era spinta e si era allargata, espansa con la guerra, contro una realtà politica vigente e cattolica, e una guerra che era arrivata anche ai territori dello Stato Pontificio, perché si espandeva, come ricorderete, appunto non solo nel Lazio, ma anche l'Umbria, le Marche e poi nelle cosiddette legazioni pontificie fino alla Romagna. E quindi Pio IX salutò questa novità come una realtà del tutto non legittima. Ma così fu. Il Regno d'Italia nacque, e uno dei suoi principali artefici, cioè Camillo Benso, conte di Cavour, pochi mesi dopo dalla proclamazione del Regno d'Italia, morì. E questo, diciamo, fu anche abbastanza simbolico, perché appunto colui che fu tra i principali artefici costruttori, cioè di quella rete diplomatica, soprattutto di alleanza con la Francia, che permise alla nuova realtà politica di espandersi lungo tutta la penisola, trovò la morte inaspettata poco dopo. Bene, adesso abbiamo concluso, non mi resta che salutarvi, che di rimandarvi al prossimo appuntamento. Caso qualcosa non fosse chiaro, sapete che mi potete contattare. Arrivederci.